Rete 2000 Web vi invita all'ascolto di Autori e Letture, uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori delle edizioni 03. Presenta Gianfranco Iovino. Si riprende qui da Rete 2000, dalle Good Vibration, dalle Buone Vibrazioni, con autori e lettori, autori, editori, abbiamo scrittori, abbiamo di tutto, vero Alessandro? Abbiamo di tutto, spaziamo dall'arte alla cultura allo sport. E dopo abbiamo appena avuto il piacere di ospitare il dottor Giuliano Ramazzina con Cronaca di una Liberazione, e direi che, Antonella, cambiamo completamente saltiamo argomento. Veramente, facciamo un saltone non solo, non solo geografico, ma soprattutto temporale. Ma anche storico, insomma. Abbiamo la nostra ospite stamattina con Edizione 03, la signora Gianna Costa, che, come Alessandro la inviterà ora, si presenta e ci racconta questo universo dantesco. Certo. Mi sono lanciata io, Alessandro. Assolutamente. Quindi noi salutiamo, diamo il benvenuto a Gianna Costa. Grazie. Buongiorno. Autrice del libro Universo Dantesco. Ecco, chiediamo subito a Gianna di presentarsi ai nostri ascoltatori. Allora, buongiorno a tutti i radioascoltatori e buongiorno a quelli che sono qui per registrare questa chiacchierata del nuovo libro mio fatto con Edizioni 03. Mi chiamo Gianna Costa, attualmente abito nel comune di Villafranca da quasi 3 anni, però io... cosa volete, sono molto legata alle mie radici. Io dico sempre che sono di Sona, sono nata a Lugagnano di Sona e ci torno sempre, almeno una volta alla settimana, però praticamente sono sempre lì in giro perché ho tutte le mie amicizie, ancora parliamo proprio da bambina, conosco tutti i luoghi, anche se adesso insomma un po' è cambiato. Ecco, visto che ho scritto qualcosa su Dante, io comunque non ho fatto studi classici, ho fatto le scuole commerciali, che all'epoca era la scuola che ti dava la possibilità dopo 3 anni di andare comunque a intraprendere un lavoro. Certo. Direttamente. Però non mi sono fermata alle commerciali. Ho proseguito e ho avuto il diploma di segretaria d'azienda con un anno prima, perché ho saltato anche un anno. Ecco, sono andata, avevo 16 anni, ho cominciato a lavorare in una cartiera a Pastrengo come impiegata per la corrispondenza, neanche farlo apposta, che poi vi dirò. E poi nel 69 è uscito un concorso all'INPS e nel 70 sono stata assunta perché avevo vinto il concorso all'INPS e lì ci sono rimasta ben 25 anni. Certo. Ecco, quindi ecco. Contrariamente magari a quanto ci si potrebbe aspettare, visto comunque l'importanza e il tenore del volume che ha scritto, le è rimasta la passione, questa passione per Dante. Ecco, ci potrebbe presentare l'universo dantesco un po' come è nata questa idea? Allora, è nata proprio perché alle scuole commerciali avevo un professore italiano molto bravo, si chiamava Dante Favalli, neanche farlo apposta, parliamo di Dante, e lui ci ha presentato particolarmente l'inferno, ce l'aveva fatto addirittura disegnare, però a me è sempre piaciuto. Dopo gli studi sono stati diversi, gli anni sono passati. Nel 2021, quando c'è stato da ricordare i 700 anni della morte di Dante, soprattutto a Verona, lo sappiamo, certo, dove Dante ha vissuto, dove sembra che abbia proprio finito di scrivere anche il Paradiso, a Sona, il comune di Sona, ha messo nell'Università Popolare questo corso di Salire alle Stelle. E lo faceva, e lo fa ancora, perché sono ancora iscritta, Mirko Cittadini, che io conoscevo già perché ci eravamo trovati a fare delle altre presentazioni di altro tipo, sia io che lui, proprio nel comune di Sona.
e mi sono appassionata e prendevo magari degli appunti quando lui spiegava così. E poi nella settimana, ne facevamo ancora uno alla settimana, con gli appunti ci lavoravo su e poi veniva fuori una poesia che lui mi faceva recitare, okay, sempre all'inizio della serata, che si faceva online perché era periodo Covid, perciò si faceva online. Lei parlava di Mirko Cittadini, che nella prefazione la definisce poetessa vitale e fantasiosa. Ecco, quindi possiamo considerarla un'allieva di Dante? No, dai, cioè lui ha esagerato. Io dico solo allieva sua, non di Dante, perché è lui che mi ha fatto conoscere Dante, insomma. Certo. Ecco, cimentarsi, diciamo, con la poesia non è sicuramente semplice, richiede comunque conoscenza della metrica, comunque anche una conoscenza più generale. E esiste la poesia che esprime emozioni e la poesia che ispira il dialogo. Ecco, si ritrova in questa distinzione? Non saprei, perché a me piace comunque di più la poesia, quella che dà emozione, una poesia che senti dentro, che scrivi quando ti capita il momento. Dopo nella vita ci sono tanti momenti particolari che, come è successo a me, mi hanno buttata proprio a scrivere poesie. Ho iniziato con poesie d'amore e poi si cambia, ci si evolve. Certo. Allora, se io vado a guardare il primo libro di poesie che ho scritto, cioè ho scritto le poesie, ho detto pubblico il libro. E io lo chiamo il libro allo sbaraglio, perché insomma, se adesso vado a leggerle, non dico che non mi piacciono più, però nel tempo c'è stata, secondo me, un po' di evoluzione anche da parte mia, insomma, c'è stata, ecco. Non posso dire che queste poesie portino al dialogo. Secondo me quelle che portano più al dialogo sono proprio queste di Universo Dantesco, perché lì c'è tutta una storia dietro. Certo, ecco, tornando alla prefazione di Mirko Cittadini, lui dice: quello che Gianna fa è esattamente quello che fece il sommo poeta 700 anni prima, prendere Virgilio, Ovidio, Lucano, Stazio, i grandi poeti provenzali, i grandi maestri come Guinizelli e Cavalcanti, e come un'ape generare un nuovo miele. Ecco, le chiederei che emozioni ha provato, diciamo, a dare nuova linfa, diciamo, a reinterpretare questi canti danteschi. Ma non lo so, perché cioè durante la serata c'erano effettivamente delle emozioni e che non diverse da quelle che provavo quando le poesie le facevo io personalmente. Vabbè, fate anche queste personalmente, ma nel senso, quelle che mi venivano così a momenti, queste sono un po' più studiate, perché sono fatte in base a quello che lui ci spiegava, ci raccontava e via dicendo. Perciò sulla lezione della sera io poi ci lavoravo su e ne usciva una poesia. Ecco. Ecco, diciamo, lei dice che durante il suo narrare Dante ci prende per mano. Cosa intende? Sì, allora c'è proprio una poesia, Dante ci prende per mano, e se non sbaglio è ultima o penultima, perché è un percorso che io ho fatto proprio pensando di essere presa per mano. Allora, Dante è stato preso per mano non solo da Virgilio, ma anche da Beatrice. Virgilio è stato il tramite per portarlo da Beatrice. Io penso di essere stata presa per mano da Dante tramite Mirko Cittadini. Certo, che è una delle figure, diciamo, di riferimento, diciamo, per questo libro, ma non è l'unico, perché a questo libro comunque hanno collaborato anche la dottoressa Lisa Zoppei, ha visionato le liriche, ma soprattutto suo fratello Gian Pietro, che ha, insomma, con delle bellissime illustrazioni, diciamo, ha arricchito questo volume. Ci può parlare un attimo di queste illustrazioni, che non sono solo all'interno del libro ma anche in copertina?
Allora, mio fratello ha un carattere molto particolare e diciamo che io ci ho pensato per andare a chiedergliele, perché gli altri libri che ho fatto non hanno sue copertine, ma di amici e via dicendo. E invece è stato disponibilissimo, è stato anche tanto carino, insomma, vabbè, è il fratellino, diciamo, perché è il più giovane. E subito mi ha dato la fotografia, quella che, cioè la copertina, quella che vedete lì nel libro. Poi ho detto, vabbè, insomma, sarebbe bello fare anche ogni canta, mettere davanti qualcosa che si riferisse appunto a inferno, purgatorio e paradiso. E sono tornata. Gli ho detto, vabbè, dai, magari mi fai così, io volevo spiegargli come fare. Sì, sì, vabbè, lascia stare, quando ho pronto te lo dico, mi fa. E poi mi ha chiamato e sinceramente mi sono piaciute, insomma, riflettono proprio il viso di Dante nei tre contesti delle cantiche della Divina Commedia. Ecco. Lui, io lo ricordo da piccolino, che disegnava sempre, particolarmente disegnava cavalli, perciò proprio i primi elementari disegnava cavalli con la matita o con la, non so, con la birra forse. Io non ne ho neanche uno, c'è una mia cugina che ne ha un paio a casa, sembra che escano dal foglio, era bravissimo. Poi vabbè, ha fatto il liceo artistico. Poi è andato a Venezia, si è laureato all'Accademia Belle Arti. Adesso lui di lavoro fa l'illustratore, okay. Sta facendo delle cose magnifiche, me ne ha fatte vedere delle robe che non so. Ecco, sta facendo, fa illustra dei libri di storia, libri scolastici. E all'inizio avevo cominciato con... come si chiamano, con tutte le figurine, insomma, lavorava anche per Famiglia Cristiana e adesso invece fa questo tipo, c'è di... C'è una vena artistica nella famiglia, sì, diciamo che questo libro, che attraversa, ecco, la famiglia, suo fratello in un modo, i fumetti, e ecco, non mi veniva, scusate, non mi veniva la parola, ha fatto dei fumetti sia con Famiglia Cristiana, tipo Dylan Dog, quelle robe lì, insomma. Sì, 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 per Famiglia Cristiana, però insomma lo riconosce che in famiglia da lei, avete altri fratelli che hanno altre ne attitudini, ne ho un altro artistiche. Che ecco, quello invece è capace di far tutto. Beh, vedi, quello dalle, riassunto dalle poesie sommato. E altre cose, perché quello è stato nei Carabinieri, adesso naturalmente in pensione, e sì, siamo in tre. E dunque c'è, ecco, questa vena che vi attraversa, sì, che sì, vi accomuna anche. Sì, sì, ma cioè lui veramente... No, ma ha reso molto... celestiale questa copertina, perché poi bisogna dire che agli artisti bisogna lasciare spazio, campo, no, bisogna lasciarli davvero, e che decidano loro, infatti ha deciso lui, non bisogna frenare facciamo la loro creatività, facciamo un break musicale lasciando, grazie, libero spazio agli artisti, in questo caso quelli della musica. Ritorniamo in diretta con Gianna Costa, con Alessandro, che ci sta raccontando dell'universo dantesco che Gianna Costa ha costruito, rilegato, unendo un sacco di poesie, sì, bellissime. Tra l'altro collaborando anche con collaborazioni molto importanti, abbiamo parlato quella con Gian Pietro Costa, il fratello, ma in particolare ce n'è una che l'ha, diciamo, ha dato valore, diciamo, a questo volume, che è la collaborazione con Elisa Zoppei, che ha visionato, diciamo, le sue liriche. Diciamo, che rapporto la lega alla dottoressa Zoppei? Allora, con Elisa Zoppei mi lega un rapporto proprio di amicizia, ma di amicizia vera. Sono parecchi anni che la conosco, praticamente da quando ho iniziato a scrivere, diciamo. E io ho cominciato 10-12 anni fa, non è tantissimo che scrivo. E lei ha presentato uno per uno tutti i miei libri, escluso questo perché è l'ultimo nato. Certo. E l'ultima presentazione che mi ha fatto al Palazzo d'Alisca, mi ha fatto la cornice d'autore, nel senso che li ha presentati tutti. Ha presentato quello dell'Africa, che io il primo libro che ho scritto è il libro
Africa Dolce Amara, come dicevo prima, poi Sussurri nel vento, Libero lo sbaraglio, poi ho scritto Come l'araba fenice, perché ho fatto un periodo molto brutto per problemi, famiglia, insomma cose che succedono nella vita, e quando ho visto che sono riuscita a rinascere, mi sono identificata come l'araba fenice, anche se la poesia dell'araba fenice c'è nel primo libro, però è in mezzo, perché non sapevo ancora se ero rinata. Invece l'altro l'ho proprio intitolato L'araba fenice, c'è in prima pagina, diciamo, ecco. E poi c'è stata anche una breve silloge, e ho altre poesie in un libro dialetti con altri poeti italiani, 15 poesie, e vabbè, insomma, ecco, e adesso è arrivato questo. Elisa, quando gli ho detto, ma possibile, perché anche con l'araba fenice, come in questo, mi ha fatto la postfazione. Dico, ma scusa Elisa, sempre la postfazione, ti metti sempre dietro. E lei, guardandomi un po' sorniona, dico io, mi fa, ma sì, ma vuol dire che le ho lette tutte? Ti preoccupi? Ecco, poi magari più avanti vediamo cosa succede. Se si metterà un po' davanti. Un po' davanti. Ma grazie all'amicizia penso che potrà essere, sì, no? Sì, ma c'è l'amicizia con lei, ci sentiamo sempre, ci vediamo, perché fa parte anche lei di altri gruppi nostri di poesie, perciò la vedo, la sento sempre. Insomma. Ecco Gianna, lei diceva che ha iniziato a scrivere tardi, e quindi il tempo le ha permesso, diciamo, di approfondire questa grande passione. Ecco, ci potrebbe raccontare che cos'è per lei la scrittura e quanto è importante divulgare la cultura ed avvicinarsi alla poesia, che è un modo nobile, un'arte nobile per esprimersi, talvolta poco esaltata e considerata anche, quindi un po' magari sminuita rispetto ad altra letteratura. Sì, allora diciamo che la scrittura per me è una passione. Per scrivere il tempo lo trovo sempre. Io ho anche altre passioni, mi piace curare il giardino. D'estate faccio le marmellate. E quanto nella... Dove abitavo prima avevo anche la frutta... proprio la frutta non trattata nella maniera più assoluta, adesso non ci abito più, perciò me la faccio regalare o la compro, o cerco di comprare quella, insomma, quella più naturale possibile. E dopo mi piace andare a Erbe Erbette, quelle cose lì, e dopo quando è Natale, siccome ho la dispensa piena, ogni anno dico basta, non ne faccio più, faccio qua. E invece le faccio, poi quando è Natale c'è il pensierino per uno, il pensierino per quell'altro, e vedo che gradiscono, ecco. E poi vorrei raccontare una cosa a proposito della passione della scrittura. Ho un ricordo bellissimo e ogni tanto lo tiro fuori, perché dico, guarda, pensa a te quanti anni fa. Allora, in seconda elementare a Lugagnano, la mia maestra si chiamava Adriana Ederle, proprio degli Ederle di Verona, e mi ha dato l'incarico di tenere la corrispondenza con una bambina di allora che era andata via, si era staccata dalla nostra classe perché il papà l'avevano spostato, so se era in ferrovia, l'avevano spostato su in Trentino. E mi ha dato l'incarico di tenere questa corrispondenza. Allora, poi c'era la supervisione sua, okay, vero? Metteva la firma sotto, via dicendo. Però la corrispondenza la tenevo io. Io questa signora adesso la vedo, la sento sempre. Quando facciamo le cene della classe, naturalmente, lei non manca mai. E questa è una cosa che fa piacere. Allora penso... ma che magari la mia maestra avesse visto in me una futura scrittrice, cioè la mettiamo così, acceso la scintilla già da allora, ecco. Dopo non è che io scrivessi sempre, ogni tanto sì, mi piaceva, insomma, ecco.
Poi ho cominciato, infatti ho cominciato con un libro, non ho cominciato con le poesie, ho cominciato con un libro. Poi sono subentrate le poesie, inizialmente solo esclusivamente in italiano. Poi mi sono iscritta al Cenacolo Barbarani, dove li vogliono solo in dialetto. E io all'inizio ero un po' arrabbiata, dico, ma io non so scrivere in dialetto, anche se parlo sempre in dialetto, però parlare e scrivere è un'altra cosa. Assolutamente. È assolutamente un'altra cosa. Pian pianino ho cominciato, dirò che a Sondrio nel 2020 ho vinto un premio, primo premio per una poesia in dialetto, che mi sono anche meravigliata, insomma, di questa cosa. Partecipo a concorsi sia nazionali che internazionali, sono però per una buona parte sono in finale, poi arrivano anche dei premi, primi, secondi, terzi premi, ma il premio della giuria quasi quasi ce lo azzecco sempre. Ecco, domani vado a Roma per un concorso che ho fatto con l'associazione Il Faro e ho vinto un premio speciale della giuria per un racconto e una menzione per una poesia. C'erano tutte e due, domani sono a Roma, domani pomeriggio a ritirare il premio. Non possiamo che fare i complimenti. Un altro è arrivato ieri, veramente, insomma, io sono soddisfatta. Poi un'altra cosa che vorrei dire, anche ci sono tante poeti e poetesse che se non vincono i primi premi non vanno a ritirarli. Io no. Io, se posso, vado a ritirare anche il premio con una menzione della giuria. Perché dico che la soddisfazione bisogna darla anche a chi si impegna a fare questi concorsi. Ecco, nello specifico per Universo Dantesco, cosa si aspetta, diciamo, in termini di riscontro anche dai lettori? Allora, vabbè, diciamo... Domanda perché comunque, essendo molto attiva, avendo avuto molti riconoscimenti, immagino che Sì. Allora, naturalmente, come tutti gli scrittori, prima cosa ci aspettiamo anche che li comprino. È normale, vero? Però... io direi che quelli che si avvicinano a questo tipo, a questo libro che ho scritto, Universo Dantesco, vorrei magari che fossero attirati dalla copertina, visto che insomma che è merita, mio fratello, assolutamente, ecco, esatto, che fossero attirati. Però vorrei che leggendo le poesie provassero, almeno per una di quelle che ci sono, provassero un'emozione. Perché provare emozione per una poesia vuol dire dar valore non solo alla poesia, ma anche al libro stesso, secondo me anche per una sola. Beh Gianna, allora direi che nel salutarci con i nostri ascoltatori io lascio il microfono per leggerci una poesia. Allora, ne avrei una in particolare che, pur riferendosi a Dante, è un aneddoto che viene raccontato proprio da Dante nel Trattatello di Laude di Dante. Questa è una curiosità che ci aveva indicato appunto Mirko Cittadini. E mi ero presa nota e dopo gli ho detto, però dimmi dov'è, perché io non è che ho letto tutto di Dante, vero? Mi sto avvicinando adesso alla Divina Commedia, vabbè. Allora, si intitola Le Comari. È una cosa che è successa a Verona. Passeggia il divino per strette veronesi vie, dove allegre comari allungano sguardi al suo passare, intrecciando divertite chiacchiere sul barbuto personaggio. La sapiente pettegola all'amica riferisce il sentito dire di quello strano poeta che entra ed esce a piacimento da quell'inferno e la barba gli annerisce. Prosegue Dante la sua strada, tendendo divertito l'orecchio al cicaleccio di comari curiose, cosciente di quel privilegio accordatogli da quell'amore non più terreno.
torniamo in studio e torniamo in diretta dopo l'emozione che ci ha dato questa poesia, così come se fossimo stati in questa stretta via di una Verona immaginata. Ecco, noi ringraziamo tantissimo Gianna Costa per averci presentato e letto una poesia di questo universo dantesco. Invitiamo comunque tutti gli ascoltatori, diciamo, a prendere visione di questo libro e ad approfondire comunque la conoscenza di Dante, della Divina Commedia, in una chiave nuova, diversa, certo, reinterpretata, più fresca, più frizzante e riadattata comunque ai nostri tempi. Quindi io ringrazio il nostro ospite Gianna Costa, ringrazio Antonella, ringrazio Michele per averci ospitato anche oggi. È stato un piacere avere queste buone vibrazioni anche dantesche. Però prima, Gianna, prima che si concluda questo appuntamento con Edizioni 03, Antonella, certo, ricorda certo, un questo qualcosa, feeling, ecco. Volevo ricordarvi intanto che si può sfogliare sul sito di Edizioni 03 questo libro dell'universo dantesco, come molte altre pubblicazioni. Cliccando ed entrando nel sito si possono vedere ed avere delle anticipazioni, delle anteprime. Esatto, abbiamo anteprime sfogliabili. Per cui per una certa parte sfogliabili, per approfondire e gradire, intanto avere l'antipasto di, esatto, un volume. Comprese le illustrazioni del noto fratello Giampietro. Giampietro Costa, bene, ringraziamo. E poi una cosa invece che, sempre riguardando Edizioni 03, dandovi appuntamento fra 15 giorni con questa rubrica, volevamo ricordare venerdì 27 gennaio un incontro nella Porta Palio storica, nel palazzo storico di Porta Palio a Verona, un incontro con un autore di Edizioni 03 che è Stefano, sì, Valdegamberi, che ha pubblicato Le origini del linguaggio, questa sua passione di curare, sì, di andare a fondo nella ricerca delle origini del linguaggio. Stefano Valdegamberi, che è stato anche il nostro ospite più volte, amerà raccontare e farci raccontare tra l'altro il libro che è stato presentato anche in regione. Sì, esattamente, martedì, insomma, sta portandolo. Ha già un ottimo riscontro, un libro molto interessante, una chiave interpretativa nuova. Siamo curiosi di conoscere meglio questo libro, questo studio, questa ricerca di Stefano Valdegamberi. Venerdì 27 gennaio alle ore 18 presso Porta Palio a Verona, Le origini del linguaggio di Stefano Valdegamberi di Edizioni 03. Bene, grazie Alessandro, grazie alla signora Gianna Costa che ha concluso la rubrica questa mattina. Rinnoviamo l'appuntamento fra 15 giorni con Edizioni 03 e proseguiamo con le buone vibrazioni, perché abbiamo un sacco di altre cose da raccontarvi. Buon ascolto da Radio Rete 2000. Grazie a tutti. Grazie. Avete ascoltato Autori e letture, una produzione di Rete 2000 Web in collaborazione con Edizioni 03. Ha presentato Gianfranco Iovino.